C'è una vecchia storiella a proposito di un contadino che subiva le incursioni di una volpe particolarmente furba e agguerrita e nonostante le misure prese per tentare di difendere il pollaio, questa volpe continuava a infilarsi e a riuscire a portargli via qualche gallina. Va nel negozio del paese a cercare una soluzione parlando col negoziante e per cercare una qualche misura, il negoziante gli dice: ma senti, tu quante volte, quanto spesso pensi a questo problema? E il contadino risponde: ma non so, 2 o 3 volte alla settimana. Vedi, il problema è questo, perché la volpe ci pensa tutto il tempo. Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o come spesso mi si definisce, qualcuno che aiuta persone e aziende a tenere il massimo dei risultati. E siccome il massimo dei risultati si ottiene solo concentrando le proprie forze su un punto, di questo parliamo stasera. Dicevamo, è tutta la settimana che ho esaminato il concetto della semplicità sotto diversi punti di vista, come faccio di solito, dal punto di vista fisico, commerciale, della comunicazione, eccetera. Se mi si chiedesse qual è la ricetta banalissima del successo, e in effetti tutto il discorso degli obiettivi non ha esatto altro scopo che questo, è proprio il concetto di concentrare le proprie forze. Questo vale a livello militare, a livello sportivo, commerciale, personale, cioè non esiste un campo in cui disperdere le proprie forze abbia un qualche significato. Indubbiamente correre dietro a tante cose diverse può essere gratificante, può essere divertente, ma semplicemente nel momento in cui entri in competizione con qualcuno che è più concentrato, non hai alcuno scampo, come il nostro contadino con la volpe. Se io gioco a scacchi e suono il pianoforte, nel momento in cui entro in competizione con qualcuno che gioca solo a scacchi, non ho speranza, perché io divido in 2 le mie energie e lui le concentra tutte in un unico scopo. A livello commerciale, pensare di entrare in campi diversi, persino le corporation, persino le multinazionali commettono un errore quando entrano in campi diversi da loro. Sono casi studiati, casi interessanti, quando una corporation con budget miliardari fa errori marchiali di questo tipo entrando in un campo che non è suo e creando confusione, disperdendo energie. Ripeto, sono casi studiati. Quindi, come dice peraltro la saggezza popolare, chi corre dietro a 2 lepri non ne prende nessuna. Allora, se qualcuno dovesse chiedermi qual è la vera ricetta per ottenere risultati, è concentrare le proprie forze nel punto più piccolo che troviamo. E questo, ripeto, vale a livello militare, la massima deriva da von Clausewitz, è celebre per questo, ma è usata ovviamente in tutti gli eserciti, è: vince chi ha la maggioranza numerica nel punto della battaglia, perché è inutile avere un esercito infinito se dove si combatte non c'è nessuno. Il sole scalda un po', ma per fare fuoco ho bisogno di una lente di ingrandimento che concentri i raggi. L'acqua scorre, ma solo se la metto in una turbina produce un lavoro, eccetera. Ripeto, non esiste campo in cui disperdere le energie sia di una qualche utilità. A livello personale,
Sicuramente è, come dicevo, è gratificante. Io sono il primo che commette questo errore a interessarsi di tante cose diverse. Io trovo la scusa che riuscire a connettere cose diverse mi aiuta a creare nuove idee, per cui alla fin fine tutte le mie attività, che sono abbastanza contraddittorie tra di loro, hanno tutte come base lo sviluppo personale, la performance, la crescita. Quindi c'è comunque una linea di base. Ma ripeto, che tu stia agendo a livello sportivo, commerciale, personale, a qualunque altro titolo, nel momento in cui disperdi le tue forze e ti trovi un concorrente che invece le concentra nel punto dove tu stai lottando, non hai alcuna possibilità. Quindi, tutto il discorso che si è sempre fatto, e non sto più a ripeterlo, sugli obiettivi, sul focus, sulla concentrazione, ha come scopo quello, appunto, banalissimo, di produrre risultati. Questa è la ricetta più semplice che puoi applicare. Trova un punto e concentra le tue forze su quel punto, e allora il successo sarà inevitabile. Buon proseguimento di serata!